quando che beveva, ok? Della guerra. Thank you.
Salvi! Un applauso a So Single, eccolo qua! Davide Turchetto, vieni qua! Eccolo qua! Lo sponsor, chissà che non è difesa! È un equipaggio degli amici del Piovego di Padova, ai quali tutti assieme dobbiamo fare un forte applauso, perché loro oggi non hanno vogato, ma dobbiamo far sentire come se l'avessero fatto. Un ringraziamento quindi a Romano Pompeo, bravo, Maurizio Schiotti che ha calibrato il cordino, Sergio Bastasin, autore HU dei fagioli e dei musetti, e Gianni De Milacqua, unico giudice del traguardo, vi assicuro che tra i suoi numeri dei caottini della roba difficilissima. Io ringrazio tutti per lo spettacolo, per la manifestazione davvero bellissima. Io sono arrivato qua prima, ho visto arrivare le donne, i giovani, tutte le caorline. Credo siano spettacoli unici che voi conoscete sicuramente meglio di me, essendo anche quelli che concretamente ogni giorno poi fanno questa attività sportiva. Ho sentito che ci sono stati più di 400 rematori oggi che sono andati in barca. Io voglio ringraziare a nome mio personale, ma soprattutto a nome dell'amministrazione del Comune di Venezia, ogni singolo vogatore, perché è grazie a iniziative di questo tipo, è grazie allo sforzo, alla gioia di queste persone quando fanno manifestazioni così, che Venezia può andare in giro per il mondo a testa alta, perché queste sono tradizioni che sicuramente la città non vuole e non deve perdere. Grazie all'assessore Maggiore, ora la parola all'assessore della provincia Talzotto. Sì, quando sono in queste situazioni penso a un parallelo. C'è stato un momento nella storia in cui dei famosi cavalli lipizzani si sono salvati soltanto un maschio e una femmina. Stava sparendo la razza. Ecco, quando io vedo manifestazioni come queste, so che Venezia non sparirà. Siamo sotto pressione, siamo in pericolo, ma sono sicuro che Venezia saprà trovare le risorse per tornare la città viva che era una volta. Grazie a voi e complimenti a tutti.